In mezzo a tutti questi bambini spicca anche la tua presenza, è bello dedicare una serata a loro. Sì, sicuramente. Diciamo che un po' mi vergognavo, infatti mi nascondevo un po', però dai, alla fine è per una buona causa, quindi lo facciamo con piacere. Avremmo voluto regalare magari una vittoria anche a tutti i tifosi in vista di Natale, non è stato possibile, ce lo ripromettiamo per l'anno nuovo. Eh sì, purtroppo è andata così, pure noi avremmo voluto farci questo regalo e averlo fatto anche ai tifosi, però purtroppo è andata così. Speriamo di ricominciare bene l'anno nuovo. Lo so che non è il momento di parlare di queste cose, ma a proposito di regali alla tifoseria, te la sentiresti di prendere un impegno e regalare la tua permanenza qui? O ancora è presto per parlare di questo? È un argomento che è difficile trattare in questo momento, e quindi è inutile fare promesse, cose che non si possono mantenere. Poi può succedere tutto, posso rimanere qui, posso andare via, poi vedremo quello che succederà. Le ultime parole, giusto per fare gli auguri ai tifosi Amaranto, ti affido il microfono, fai tu. Vabbè, faccio semplicemente, tengo una persona semplice, quindi faccio un buon Natale a tutti e un felice anno nuovo a tutti i tifosi reggini e ai cittadini di Reggio.